Vuoi dire che io e Susie eravamo già amiche a quel tempo? Certo, tu e Susie siete sempre state buone amiche. Allora, tanto tempo fa, io e Susie ci divertivamo già a saltare nelle pozzanghere. Ma no, Peppa, eravate troppo piccole. Non sapevate ancora camminare. Peccato. E allora cosa facevamo? Piangevate? Facevate i ruttini? E ridevate? Eravamo solo neonate. La piccola Susie e la piccola Peppa. Gugu gaga, gugu gaga. Dopo un po' avete iniziato a camminare. E George dov'era? Nella mia pancia, non era ancora nato. Sì, eri dentro il mio pancione, George. Anche tu hai un bel pancione, papino mio. Non ci sarà mica un neonato lì dentro. Oh, oh, oh. No, Peppa, questo bel pancione è un ammasso di muscoli. E poi è nato George. Gugu caca! E i nonni gli hanno fatto un regalo molto speciale. Indovina un po' cos'era? Il signor dinosauro! Proprio così! E tu e Susie non facevate altro che correre in giro e saltare. Poi, un bel giorno, tu hai trovato una cosa meravigliosa. Mamma pozzanghia! Peppa, se vuoi saltare nelle pozzanghere, devi indossare gli stivaletti di gomma. Potremmo andare a visitare l'acquario con lei, che ne dite? Che cos'è l'acquariario, mamma? Si dice acquario, Peppa. È un posto dove si trovano molti pesci. Ti piacerebbe venire con noi all'acquario, Goldie? Questo significa sì! Vanno tutti in visita all'acquario. Spero tanto di trovare un amichetto per Goldie. Certo, lo troveremo di sicuro, Peppa. Nell'acquario si trova ogni tipo di pesce. Buongiorno, signorina Coniglio. Buongiorno. Quanti biglietti volete, prego? Due adulti e due piccoli, grazie. E c'è anche un pesciolino, prego. Il pesce entra gratis. È vero che nell'acquario ci sono tutti i tipi di pesci, signorina? Oh, certo. Penso di sì. Che bello! Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la mia Goldie. Beh, mi auguro che lo troviate. Buon divertimento! Grazie! Nella prima stanza ci sono vasche piene di pesciolini. Pesciolini! Ci sono milioni di pesci minuscoli! Pesci, pesci, pesci che nuotano nel mar. Chi vuol della mia Goldie amico diventa? Oh, oh, oh. Qualcuno di loro può diventare suo amico? No, sono tutti troppo piccoli. Vediamo quali pesci ci sono nell'altra stanza. Andiamo. Incontrano Candy Gatto e la sua famiglia. Ah, ciao Candy. Ciao, ciao Peppa. Miau. Che cosa siete venuti a fare qui? Noi ci veniamo molto spesso. È più divertente che guardare la TV. A noi piacciono i pesci. Noi siamo venuti a cercare un amichetto per la pesciolina Goldie. Oh! Cosa c'è in questa vasca? Non lo so, io non vedo niente. Ma Peppa Pig, c'è un pesce proprio davanti a lei. Dove? Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola! Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi?
Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatemi truccare il viso! Susy Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susy. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... una frugna, ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela! Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile! Qui vincono tutti! Il signor Toro ha vinto una bambola! Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice. Non volete scambiarli? No, grazie tante. Al signor Toro e alla signora Gatto piacciono i premi che hanno pescato. Permesso! C'è nessuno in casa! Guardate quante cose di lusso ci sono qui! Attenti, non toccate niente! Che casa enorme! Quante stanze per giocare a pallone ci sono in questo palazzo! Dove si è nascosta la regina? Regina! Regina! Dove si è nascosta? Buongiorno! Mi scusi, ha visto la regina per caso? La regina è una vecchia signora che porta una corona sulla testa. Sono io la regina! La signorina Coniglio è svenuta di nuovo. Buongiorno, signora regina! Perché non ha una corona sulla testa? Non la indosso spesso perché è molto pesante. È vero che comanda tutto il mondo? Non esattamente. Lei ordina alle persone cosa devono fare? Qualche volta. Lei è capace anche di far sparire le maestre. Oh, quante domande fate! I piccoli erano felicissimi all'idea di incontrarvi, maestà. E io sono felice di incontrare voi. E ora, per la signorina Coniglio, la medaglia. Questo è il riconoscimento reale per il suo lavoro. Vi ringrazio. Continui a lavorare così. 3 volte urrà per la signorina Coniglio. E pip! Urrà! E pip! Urrà! E pip, ip! Urrà! E ora il rinfresco. Tutti in giardino. Un giardino bellissimo e poi è così grande, maestà! Lei viene sempre a giocare qui! Purtroppo io non ho molto tempo per giocare, caro! Che peccato! Oh, cielo! Una pozzanghera di fango! Non importa, possiamo girarci intorno! Ma no, non si deve girare intorno a una pozzanghera di fango! Ah, no? No! Bisogna saltarci dentro! Sei proprio certo che la tua barca sia sicura, nonno Coniglio? Che dici? È ovvio che è sicura! L'ho costruita con le mie mani! Tanto non serviva! Tutti a bordo! Pescare è il mio passatempo preferito! Anche per me! E che cosa serve in una battuta di pesca? Le canne da pesca? Neanche per sogno! Un cestino da picnic ben fornito! Sei molto bravo a governare la barca, nonno Coniglio. Ma io non sto governando la barca. Credevo lo facesse qualcun altro. Oh, no. Non c'è nessuno al timone. Siamo dispersi in mare. E guardate, la barca di nonno Coniglio sta affondando. Niente panico, amici. Ho vissuto situazioni peggiori di questa. Sei sicuro? No, questa è la peggiore. Siamo in salvo! Però siamo bloccati su un'isola deserta. Esatto, e con il cielo e il mare come unica compagnia. E per di più non abbiamo niente da mangiare. Oh, io ho una barretta di cioccolato. Bene, allora dobbiamo conservarla nell'eventualità che ci venga fame più tardi. Oh no, nonno Coniglio ha mangiato tutto il cioccolato. Che posto orribile per restare bloccati! A nessuno di voi manca il formaggio? Siamo qui solo da 5 minuti, nonno Coniglio. Farò un segno sulla sabbia ogni volta che penserò a un bel pezzo di formaggio.
Dovremmo chiedere aiuto. Chiedere aiuto? La trovo un'idea super meravigliosa. Aiuto! Nonno Coniglio è molto bravo a gridare. Avete sentito cos'era? Quello era un richiamo dal mare. Qualcuno è in grave pericolo. Che cosa possiamo fare? Li andiamo a salvare, Danny. Arriva George. Non ti avvicinare, George. Sto lavorando, faccio un profumo. Puoi guardare se vuoi. Prima raccolgo un bel fiorellino profumato con i petali bene aperti. Poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua. Fermo, George! Non devi mettere l'erba nel mio profumo, hai capito? Perché deve assorbire il profumo dei fiorellini. Odora? A George non piacciono i fiori profumati. Nonno Pig è nel suo orto aromatico. Nonno, nonno, mi fai un favore? Annusi questo. Ha lo stesso odore dell'acqua stagnante. Sai, nonno, è il mio profumo speciale. L'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino. Oh, certo. Mi ero sbagliato. Questo è il miglior profumo che esista al mondo. È vero. E a te piace, George? No, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini. E allora prendi questo secchiello, George. Tu potresti fare un profumo con qualcos'altro. Io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico. Questo è il rosmarino. Lo uso spesso in cucina. Ha un profumo molto interessante. Questa invece è menta. E infatti odora proprio di menta. E questa è la pianta di lavanda. Questa odora proprio come il profumo di Nonna Pig. Perbacco, io sento un fortissimo aroma di lavanda. Ah, sei tu, Nonna Pig, hai un ottimo profumo. Ti ringrazio, Nonno Pig. Nonnina, nonnina, senti questo odore. Bene, siete bravissimi! Ho visto degli splendidi alberi sulla cima di una montagna. Adesso ascoltate quest'altro brano musicale. A che cosa vi fa pensare questa musica? Ricordate di usare la vostra immaginazione. Io lo so. Sì, Pedro? Ecco la risposta. A un albero di ciliegie mosso dal vento in cima a una bellissima montagna. Oh, ma questa musica era più veloce, non trovi, Pedro? Un albero di ciliegie che si muove più veloce? Sì, Danny? A me fa venire in mente una banda che marcia. Bravo, molto bene, Danny. Questo brano musicale ha un ritmo molto scandito che aiuta a marciare a tempo. Andate tutti a prendere un oggetto da suonare nel cesto degli strumenti. Immaginate di essere nella banda. State marciando, intanto suonate i vostri strumenti. Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti. Non è stato divertente? Sì, tanto, Madame Gazzella! Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente. Questa musica fa pensare allo spazio. È la festa di compleanno di un alieno. Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro. Salve! Io sono un alieno! Blu, blu, blu! Io sono un robot! Io sono un robot! Zing, zong, zing! Questa è la più bella musica del mondo! No, no! Credo che questo apparecchio si sia rotto! Ecco! Oh, no! E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale? Mi fa sentire un pochino annoiata! Questo è l'orto di carote del signor Coniglio. Ascoltatemi bene, il coniglio Pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate. Andiamo ad aspettare dentro. La casa di Rebecca Coniglio è sottoterra. Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio Pasquale? No!
Ma il coniglio Pasquale è un coniglio, giusto? Certo! E anche tu sei un coniglio, no? Certo! Secondo te che aspetto ha? Io penso che assomiglia a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. No, io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Ah, signorina coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista, per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus a due piani ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh! È il suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Hai salvato il lavoro, vero, mamma Pig? Oh, no! Non ho cliccato salva! 47.10 milioni 112! Sei stato bravissimo, George! Questo è il punteggio più alto di sempre! Dov'è il lavoro? Il mio lavoro? Eccolo qui! Presto! Salva, chiudi, invia! Fatto! Il tuo lavoro è tutto salvo, mammina! Sì, Peppa! L'ho appena inviato per trasformarlo in un vero libro di fiabe! Vero libro di fiabe. Non un libro soltanto, ma tante, tante copie del libro che andranno in tutte le librerie del mondo. Davvero? Mammina, per favore, puoi leggerci la tua storia? Certo, Peppa. Verrò a leggere la mia fiaba a te e ai tuoi amici domani a scuola. Mamma Pig è arrivata a scuola con tantissime copie del suo nuovo libro. La ringrazio, mamma
Pig di essere venuta qui oggi a leggerci il suo nuovo libro. Sono così emozionata, Madame Gazzella. I libri sono appena arrivati, non ho fatto in tempo ad aprirli. Piccolini, Mamma Pig ha lavorato duramente per scrivere questo libro, quindi dobbiamo ascoltare il racconto educatamente, anche se non dovesse essere un granché. La ringrazio. È la storia di una cipolla. Oh! Dunque, c'era una volta una cipolla che si chiamava Cipolla Buffetta. 4, 7, 6, 8, 5, 9. Il resto del libro è un unico lunghissimo numero. Io però non ho capito niente. Questo non è quello che ho scritto. Che significa 4, 7, 6, 8, 5? È il punteggio che ha fatto Giorgia Gallinella Felice, quello. Accipicchia, che punteggio alto! Dov'è la mia fiaba di cipolla buffetta? È sparita! Mi spiace, piccoli, oggi non vi posso leggere la fiaba di cipolla buffetta. Oh no! Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare. Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con due di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da due alunni. Ora proviamo con tre di voi. Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Oh! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito. Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua. Della terra e un po' d'acqua. Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno pressappoco come si fa il cemento. E siete arrivati al momento del pasto. I pinguini mangiano pesce. I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci. E a dondolarsi. E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Bravi. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella. Ah, sì, mi scusi, Gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo. Quanto è alto! È una giraffa! Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa. Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate! Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci. Le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me. Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello!
farlo un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Il signor leone adora il momento del pasto allo zoo. Tutti adorano il momento del pasto allo zoo. Attenti a dove andate! Dovete sempre tenere occhi e orecchie bene aperti. E ora, stop! Ottimo lavoro, piccolini! Allora, supponiamo che stiate guidando la vostra bicicletta e che qualcuno vi compaia davanti all'improvviso. Che cosa fate? Io lo so, suono il campanello. Giusta risposta. Suonare il campanello comunica agli altri che state passando. Volete farmi sentire quanto siete bravi a suonare i vostri campanelli? Io non ho un campanello, ho una trombetta. La trombetta va bene quanto il campanello. Potresti dare un colpetto leggero di trombetta in modo da farci sentire... Sì, dovrebbe essere sufficiente ad avvisare i passanti che stai arrivando. E ora passiamo all'ultima parte della lezione. Ma dove sta andando? L'agente di polizia Panda porta la macchina ai piedi della collina. Chiamata per l'agente di polizia Scoiattolo, passo. Riesci a sentirmi? Passo. Sì, agente Panda, ti ricevo forte e chiaro, passo. Gli agenti hanno dei telefoni speciali per parlarsi tra loro. Mi trovo in posizione, passo. Adesso, quando fischierò, voglio che andiate tutti in bicicletta giù per la collina, usando i freni, mi raccomando, per evitare di investire l'agente di polizia Panda. Ricevuto! Agente, i piccoli arrivano, passo! Sì, li vedo benissimo, passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazzella? Passo! Falla pure scendere, passo! Non credo che questo sia necessario, io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! Evviva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo, il campanello! No, Papino, il mio deve essere un castello bello! Peppa, che ti ha detto di fare esattamente Madame Gazzella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione. Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, Papino. E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro. Sì, capisco. Oh, cielo. A casa di Susy Pecora è ora di colazione. Madame Gazzella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì, anche con tutti quei pezzi complicati. Salve, buongiorno. Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico. Per sua figlia? Sì, esatto. Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela. Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande. Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento. No, Papa Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste. Abbiamo una scatola così grande? No. Salve, una consegna per Papa Pig. Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande. Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina. Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto. No, Papino, serve a noi questo scatolone. Guarda che cosa ha trovato. Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Ma non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susy Pecora. Ciao, Susy, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. La signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca. Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora a tutto vapore!
questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima. Oh. Comunque, forse dovresti rallentare. Ci stiamo avvicinando a una montagna. Oh. Ha ragione, c'è una montagna davanti a noi. Finiremo per schiantarci contro. No, entreremo dentro questo tunnel. C'è un tunnel che attraversa la montagna. Qui dentro è tutto buio. E senti come sono buffe le nostre voci. Bello, abbiamo navigato nel cuore di una montagna. Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente. Guardate, laggiù c'è un'altra montagna. Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel. Non questa volta. Oh, non c'è nessun tunnel. Allora che cosa facciamo? Semplice, passiamo dall'altra parte. No, non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte. Ti sbagli invece, grazie alla chiusa. Guardate, vi faccio vedere. Mamma cane apre il cancello della chiusa. Avanza pure, capitano! Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa. Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta. Guardate, stiamo salendo! L'acqua entrando solleva la chiatta. Adesso apro questo secondo cancello. Avanza pure, capitano! Avanti a tutto vapore! Dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo! Stiamo passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa? In barca su nel cielo! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già, può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Ehi là, nonno cane, ciao! Oh, salve nonna Pig, sono felice di vederla in questa splendida mattinata. Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle, lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera. I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno. Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig. Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni. Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie. Delizioso! Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso, ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico! E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo! Ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere.